Fondazione Italiana Sommelier e Bibenda presentano la cultura del vino. Si torna a parlare di buon vino su Dimensione Sonosoft con noi Luciano Mallozzi, docente dei corsi di formazione della Fondazione Italiana Sommelier. Da che cosa è caratterizzato un buon perlage? Un buon perlage è caratterizzato da bollicine fini, cioè piccolissime le dimensioni, ma anche numerosi e persistenti. Se nel bicchiere si vedono tante catenelle di bollicine che tecnicamente chiamiamo perlage, che salgono verso la superficie e continuano a liberarsi per molti minuti, queste sono reputate indice di qualità. Bollicine fine numerose possono essere presenti in qualunque tipologia di spumante, ma ricordiamo che spesso questa presenza fine e persistente è legata agli spumanti metodo classico. E ricordiamo che l'anidride carbonica non si esaurisce nell'aspetto visivo. Le bollicine trascinano verso l'alto le molecole odorose, fanno risaltare i profumi. In bocca, per esempio, accentuano le sensazioni di sapidità, acidità, eventuale tannino, attenuando invece quelle di dolcezza e morbidezza. Grazie Luciano Mallozzi, venerdì un nuovo appuntamento con la cultura del vino su Dimensione Sonosoft.